Oggi ad Eboli si è svolta la giornata internazionale della memoria e dell'accoglienza, un momento di riflessione che è stato celebrato attraverso mostre, incontri, dibattiti e coinvolgimento di scuole ed associazioni all'interno dell'auditorio di San Bartolomeo. L'appuntamento si è aperto con l'inaugurazione della mostra di Giulia Monaco. Subito dopo il seminario con la partecipazione degli istituti scolastici sul tema Il confine crea lo straniero, accoglienza e integrazione, i fondamenti dell'Europa ed infine la consegna alle associazioni delle pettorine e catari frangenti ad alta visibilità a cura di PubliPoint. Non dimentichiamo però che è la giornata della memoria. Ricordare che non tutti ce l'hanno fatta, non tutti i migranti hanno toccato terra, non tutti i migranti sono arrivati a compiere il loro progetto migratorio, molti sono morti nel mare Mediterraneo, che da mare Nostrum è diventato un mare mostruoso, un mare dove non più ci si scambia la vita, ma un luogo dove si trova la morte. Così anche il deserto del Sahara, un altro luogo e un altro cimitero a cielo aperto dove migliaia di persone trovano la morte. Ecco, oggi ricordiamo chi non ce l'ha fatta a causa di tante ragioni che sono legate alla politica, che sono legate anche tante volte all'egoismo degli uomini. Le persone vanno accolte, vanno aiutate a essere e a diventare protagonisti della loro vita. Nessuno deve dipendere dall'altro, ma ognuno deve essere messo nelle condizioni di potersi esprimere, di poter realizzare il proprio progetto migratorio, di poter contribuire alla costruzione, all'edificazione di una società qui dove le persone sono inserite, così anche come il sostegno ai loro paesi e alle loro famiglie. Eboli è protagonista, una giornata importante perché nel 2013 del 3 ottobre perirono ben 386, se non sbaglio, eritrei, e da lì è diventata una giornata internazionale della memoria, ma per farci riflettere tutti sui flussi migratori, e questi due giorni saranno due giorni di discussione, di approfondimento, di studio. Partiamo da questa bellissima mostra e dal video di Giulia Monaco, di una nostra concittadina che è stata nei Balcani, davvero ha fatto una bellissima esperienza da apprezzare, da sottolineare innanzitutto, con la presenza di relatori importanti sia qui sia in modo particolare il giorno 8, dove ci sarà la presenza dell'assessore regionale Roberti e del direttore nazionale del CIR Morcone, che conosciamo già tutti quanti nella sua esperienza nel mondo dell'immigrazione. Sono momenti di riflessione, di approfondimento per capire realmente che cosa ci porta la situazione sulle politiche migratorie, il problema dei flussi e anche della gestione ordinaria. È importante perché il nostro territorio è un territorio di accoglienza. Il 12% delle persone residenti ed Eboli appartengono alle cosiddette etnie con background migratorio. Quindi è un dato importante e soprattutto importante per quello che potrebbe essere un nuovo welfare di comunità, che parte, come noi stiamo cercando di fare, dalla scuola. Quindi da una sensibilizzazione a questi argomenti, dalla conoscenza, dalla cultura, e poi a un'accoglienza che non sia solo un'accoglienza e basta, ma che tenga conto delle nostre identità. Quindi un modello integrato che cerchiamo di attuare soprattutto con l'aiuto dei nostri ragazzi. E spesso noi siamo vittime di un pregiudizio. Il nostro percorso nasce molti anni fa, sono 20 anni che come associazione facciamo questo tipo di discorso, intensificato negli ultimi anni perché all'indomani delle stragi del Bataclan i miei ragazzi mi hanno chiesto perché questa violenza, perché, e quindi c'è voglia di conoscenza, voglia di sapere più che voglia di condannare.